Salve a tutti amici di cinefonici.com, ben ritrovati anche oggi sul nostro canale. Andiamo a fare la recensione di un paio di cuffie da gaming economiche. Stiamo parlando infatti di Arino GM990, un prodotto che può essere acquistato tranquillamente tramite Amazon, disponibile nelle colorazioni rosso e blu, i colori ovviamente da sempre sinonimo di gaming, quindi un design accattivante, massiccio. Ma andiamo a vedere se effettivamente per il prezzo a cui vengono proposto queste cuffie da gaming economiche possono essere un valido acquisto per il vostro PC oppure per la vostra console. Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa. E partiamo subito dalla confezione di queste Arino GM990. Infatti vi arriveranno tranquillamente in una confezione nera con all'interno soltanto l'essenziale per poter utilizzare le cuffie. Sono infatti le cuffie stesse, un adattatore di cui parleremo dopo che serve per collegare i due jack che separano il canale d'ingresso da quello di uscita, ovvero quello dell'audio da quello del microfono, e che può essere utilizzato per collegarlo agli smartphone, e un manualetto di istruzioni. Ma andiamo avanti ed analizziamo un po' il design di queste Arino GM990, come vi ho detto, cuffie da gaming economiche. Allora, innanzitutto la parola chiave qui è l'utilizzo spropositato delle linee aggressive. Infatti è tutto molto massiccio, in plastica, totalmente realizzato in plastica, non sono presenti metallo, ferro, acciaio, qualsiasi altra tipologia di materiale, però devo dire la verità, non solo al tatto risultano molto solide, possono, diciamo, sostenere degli urti oppure cadere a terra, non sono esattamente fragili, hanno un bel peso, 268 grammi soltanto le cuffie, e inoltre hanno questa gomma, plastica gommata che ricopre e riveste praticamente tutto quanto l'archetto con i padiglioni, quindi piacevole al tatto, quando le prendiamo riusciamo ad impugnarle saldamente, soprattutto una sensazione molto piacevole. Sul lato sinistro abbiamo anche il microfono, che è regolabile fino a quasi 180 gradi, ovviamente mancano una decina di gradi, quindi qualcosina in meno, molto utile perché possiamo posizionarlo e quindi tenerlo parallelo all'ingresso della bocca quando dobbiamo utilizzare software di comunicazione come Skype, Teamspeak, oppure se giochiamo con la nostra console, e poi dopo riporlo, rimetterlo in posizione verticale quando non lo utilizziamo, e quindi non dà fastidio. Promosso il microfono, poi per la parte audio, ovvero per la qualità dell'audio dal microfono, ci ritorneremo. Sul lato destro è completamente liscio, entrambi i padiglioni sono dotati di 4 LED ciascuno che si illuminano grazie all'ingresso USB di cui è fornito. Troviamo ben 3 porte, abbiamo quella per l'audio stereo e quindi che serve a portare l'ingresso audio verso i padiglioni auricolari, abbiamo l'uscita per il microfono e quindi per il canale audio del microfono, e poi abbiamo un porto USB da poter collegare al nostro computer per poter dare l'energia necessaria al funzionamento dei LED. Una scelta che non mi ha fatto impazzire, in quanto innanzitutto sembra un Hydra a 3 teste con questi 3 connettori da portare in giro e che comunque risultano abbastanza ingombranti e scomodi. Poi mi sarebbe piaciuta una soluzione più elegante, magari delle cuffie USB in cui all'interno della confezione ci fosse stato un adattatore per poterlo inserire magari in un ingresso analogico. Vengono venduti comodamente su Amazon oppure su altri store, costano pochi euro, quindi parliamo di una spesa irrisoria. In questo caso la soluzione sarebbe stata molto più elegante, perché ci sarebbe stato bisogno di un solo connettore per connettere al PC, anche perché secondo me queste sono cuffie principalmente da considerare per il gaming o comunque per un utilizzo da PC. E parliamo un po' della resa sonora di queste Arino GM990. Una caratteristica di spicco sicuramente ce l'hanno, nonostante il prezzo economico a cui vengono proposto, ovvero i bassi. Belli corposi, soprattutto grazie alla buona insonorizzazione delle cuffie, sentono davvero bene e riempiono tutto il padiglione auricolare. Non possiamo andare a settarli in alcuna maniera se non dall'equalizzazione del nostro smartphone, del nostro computer o della nostra console, in quanto non c'è alcun comando manuale né sul telecomando né tramite alcun software di controllo, perché sono delle cuffie analogiche. Tutto sommato il resto della qualità audio è comunque nella media, sicuramente non sono eccellenti, però per il prezzo economico a cui vengono proposto sicuramente sono delle buone cuffie con una ottima resa audio, soprattutto per quanto riguarda i bassi.
Sicuramente però non sono dei prodotti da audiofili, non sono dei prodotti che vi possono offrire delle caratteristiche aggiuntive, come ad esempio un effetto surround, il Dolby, delle casse 7.1, come abbiamo visto magari in altre recensioni, sempre di accessori per il gaming, nello specifico cuffie. Però per delle cuffie stereo proposte questa fascia di prezzo, la resa audio è sicuramente buona. Meno buona la resa invece per il microfono, infatti è utilizzabile per chiamate Skype, tramite software per parlare con altre persone, ad esempio TeamSpeak, che uso quando devo giocare con i miei amici, oppure ad esempio quando le collego al telefono e ho fatto delle chiamate. L'audio tutto sommato si sente bene, però quando andiamo a registrare comunque si nota un certo fruscio di sottofondo abbastanza fastidioso, probabilmente dato dal fatto che il collegamento analogico non è di altissimo livello. Sono utilizzabili, però se cercate una qualità superiore sicuramente questi Arino GM990 non sono il prodotto che fa per voi. Dovreste spendere di più per avere una qualità del microfono e quindi voce migliore. Dobbiamo andare su altre tipologie di prodotti che magari costano anche due o tre volte tanto. Tiriamo quindi le somme di queste Arino GM990, un prodotto, come abbiamo detto, cuffie da gaming economiche, ma che possono essere prese in considerazione se le vostre aspettative non sono comunque altissime. La qualità audio del microfono lascia un po' a desiderare, per il resto però quando le mettiamo, e a questo punto vi segnalo una cosa, magari date le mie orecchie importanti, non vanno perfettamente sopra i miei padiglioni auricolari, risultano anche un po' scomodo un po' di tempo, ma forse è dato più dalla conformazione delle mie orecchie che tendono ad allargare sui lati e quindi a farmi pesare di più la cuffia. Infatti è difficile trovare un paio di cuffie sia in ear che over ear che mi vadano bene. Purtroppo è un difetto con cui dovrò convivere a vita. Però per il resto la qualità audio è sicuramente buona, non è eccelsa, dei buoni bassi, belli corposi. Vi ho detto, a me non fa impazzire l'idea dell'idra a tre teste su cui collegare l'illuminazione esterna per i LED, però per chi utilizza il PC non dovrebbe essere un problema, anche se vado a occupare una porta a mio avviso inutilmente, mi sarebbe piaciuta una soluzione alternativa. Tutto sommato per 19 euro non possiamo davvero dirgli molto di più. È un prodotto che vi consigliamo soprattutto perché se gli succede qualcosa, ovvero se lo rompete, se lo dimenticate, se qualsiasi cosa gli potesse succedere, non rimpiangerete comunque di aver speso troppo per un prodotto che comunque è molto molto valido. Quindi anche per oggi è tutto, chiudiamo qui questa recensione, vi diamo appuntamento alla prossima. Se vi è piaciuto il video mettete ovviamente like sul video qui sotto in basso a destra. Io sono Giuseppe, bercinafonici.com, e vi diamo appuntamento alla prossima recensione. Ciao!